di nuovo libero. Dopo mezz'ora mi chiamarono e mi fecero firmare il decreto di indesiderabilità in 5 o 6 copie, delle quali me ne consegnarono una. Ritirai il denaro, poca cosa che era rimasto, con la valigia e la borsa. Notai che avevano aperto tutte le scatoline dei medicinali che avevo nella borsa. Avevano persino rivoltato le tasche della giacca. Era infatti sparita una pietruzza di un fossile che pensavo di portare in Italia come ricordo, una cosa di nessun valore, piccolissima. Quando l'avevo trovata, l'avevo messa in quella giacca che non usavo mai, ma che avrei rimesso al rientro in Italia, magari dopo 3 anni. Fui contento di aver distrutto quei dollari. Avrei forse passato o fatto passare dei guai. Il resto era tutto a posto. La valigia non l'avevano toccata. Presi il mio bagaglio e tornai nel cortile, dove aspettai ancora 1 ora e mezzo prima che venisse un incaricato per accompagnarmi alla procura. Intanto disse al capo custode interno che il cibo vicino al mio materassino lo potevano dividere tra loro. Arrivò l'autista del CND per accompagnarmi alla procura. Commosso salutai i 2 ultimi compagni di sventura, soprattutto il francese, al quale augurai la mia stessa libertà. Strada facendo, il conducente della macchina mi invitava ad ammirare le bellezze della città. Fingevo di rimanervi stupito, ma in confronto alle nostre città italiane non mi impressionavano più di tanto. L'unica cosa notevole era il grande fiume Congo, chiamato allora anch'esso Zaire. Di fronte si vedeva la città di Brazzaville, dell'ex Congo francese. Ciò che più mi piaceva era la libertà che stavo per acquistare. Alle 6 arrivai finalmente alla procura. Libertà provvisoria di poche ore, mi dissero, perché mi sarebbero venuti a prendere di nuovo alle 9 per portarmi all'aeroporto. Incontrai un missionario italiano, anche lui in procinto di partire per l'Italia per un periodo di riposo. Veniva dall'interno, non seppi da dove e non domandai neppure come si chiamava. Ero così stanco e stordito che non chiesi nulla. Preferivo starmene appartato. Il vescovo di Goma, che si trovava di passaggio anche lui alla procura, mi venne vicino. Aveva saputo della mia vicenda e mi fece coraggio, dicendomi che tutta quella storia nello Zaire stava per finire e che presto sarei anche potuto ritornare. Mi feci accompagnare da un fratello della procura ai telefoni pubblici per avvisare Roma che stavo per arrivare. Telefonai al nostro convento di Santa Maria della Vittoria. Mi rispose padre Stanislao Gatto, al quale dissi che ero il secondo ad essere espulso. Restò meravigliato perché non avevano saputo nulla, né da padre Franco né da altri. Evidentemente padre Franco era andato direttamente in Belgio. Chiesi se poteva venire qualcuno all'aeroporto di Fiumicino. Verrà il provinciale, padre Edoardo. Alla procura c'erano anche 2 padri schetisti di Cananga che l'indomani avrebbero visto i nostri padri. Raccontai tutte le ultime vicende, pregando di riferirle ai nostri missionari, che certamente non sapevano nulla e che aspettavano qualche notizia, stando certamente in pensiero. Mi affacciai nella chiesa della procura. Era grande e semibuia. Mi fermai qualche momento per ringraziare il Signore in silenzio. Col cuore ripetevo: eccomi. Non riuscivo a dire altro, né una parola o un'altra preghiera. Seduto e quasi addormentato, aspettai che chiamassero per la cena. Mi ricordai in seguito che quel giorno fu l'unico in cui non avevo celebrato la messa, tanto era la confusione che provavo. Alle 7:30 presi per cena solo un pezzo di pane col formaggio. Ero troppo stremato ed emozionato. Poi mi ritirai solo davanti alla procura, aspettando che mi venissero a prendere. I padri schetisti erano tutti presi dalla televisione che trasmetteva in continuazione Mobutu tra le nuvole che scendeva dal cielo. Ero stanco di parlare francese e continuai a starmene appartato. Alle 9 e qualche minuto venne l'autista del CND. Salutai i padri che stavano alla televisione e partii. L'autista non faceva altro che continuare a elogiare ciò che ci passava davanti. Ora la grande strada che portava all'aeroporto. Le luci erano accese e facevano la loro bella figura su quella lunga via completamente deserta. Come il pomeriggio del giorno precedente, non incrociammo neppure una macchina. Pensai al contrasto con l'interno, con le capanne, con la fame della gente.
erano non 20, ma 30 chilometri di illuminazione sprecata, ultima anomalia di un paese mal governato. Le pratiche per la partenza le fecero tutte l'autista che era un poliziotto. Alla dogana volevano vedere il contenuto della valigia, ma feci notare al poliziotto che il controllo aveva subito dal CND, che doveva essere considerato superiore a qualsiasi altro controllo. Mi diede ragione e ottenne che non venisse aperta. Toccato il tasto di chi aveva più potere, tutto passò liscio. Anzi, mi fece dare la precedenza sugli altri passeggeri, anche se poi all'aeroporto entrai per ultimo. Nella sala d'attesa mi venne a trovare padre Noè, al quale avevo telefonato. Consegnai a lui gli ultimi spiccioli. Non me la sentii di darli al poliziotto che mi aveva fatto d'angelo custode. Mi richiederà prima di partire, insistendo col dire: intanto lei va via e non mi servono più. Risposi che non avevo più nulla e mi disse, offeso, che ero poco cristiano. Aveva ragione. Fu l'ultimo complimento che ricevetti. Mi accompagnò comunque fino alle scalette dell'aereo. Lì mi consegnò il passaporto e gli altri documenti. Per fortuna c'era anche la patente italiana. Salii senza scrollare i calzari, ma pensando al passo del Vangelo che li citava. Entrai. Ero finalmente libero. Deo gratias.